Ciao a tutti, dovremmo essere in onda. Come state? Mi auguro bene con questa pioggia di oggi, questi primi freddi che non siamo abituati. Io saluto tutti quanti, a tutti coloro che ogni lunedì ci seguono in questa diretta con questa rubrica di ricette al volo. Lunedì scorso, come ben sapete, non ci siamo visti perché mi sono presa io un giorno libero perché ero impegnata. Di cosa Sì. parliamo oggi? Allora, oggi parliamo di funghi perché è tempo di funghi, è la sua stagione, ma in particolare di un fungo che è lo shiitake. Lì, perché? Perché di funghi noi ne conosciamo un'infinità, però ci sono funghi e funghi, e questo in particolare è un fungo che soprattutto nella cucina, anche negli ultimi anni, è un po' più conosciuto e viene proposto spesso. In particolare io lo prediligo perché tutto ciò che nella mia ricerca di ingredienti in cucina cerco sempre di andare a cercare, insomma, prodotti che abbiano un quid in più, cioè che abbiano anche non solo il gusto, ma anche da un punto di vista nutrizionale un valore aggiunto. Quindi, perché ho scelto questo fungo qua? Perché è molto proposto anche dai nutrizionisti da un punto di vista salutistico, perché in particolare lavora molto sulle anche difese immunitarie. Diciamo che fa bene per tante cose, però lavora molto anche sulle difese immunitarie e anche per chi ha problemi di colesterolo, insomma, chi mangia in maniera ricorrente questo fungo qua, insomma, ne ha anche di questo beneficio. Allora, questo fungo qui, lo shiitake, che immagino che qualcuno già lo conosce e ne avrà sentito parlare perché anche sul web chi fa un po' di ricerca, insomma, ci sono tante tante informazioni che gli riguardano. È un fungo che ha tanta tanta storia, ma in modo particolare proviene dall'Oriente. Infatti viene coltivato in Cina, in Giappone e in Corea, ma per fortuna da qualche anno a questa parte ci sono molte coltivazioni anche in Europa e anche in Italia. Quindi cerchiamo, no, di, come dire, cercare sempre prodotti che in qualche modo facciano nutrizione, ma il più possibile vicini nelle nostre zone, insomma, poi senza nulla togliere a quello che è oltre negli altri continenti. E infatti, quando si parla di shiitake, in particolare ricordiamo sempre due tipi di funghi, che è il reishi, che è il famoso Ganoderma molto più conosciuto, e il maitake. Diciamo che sono considerati i tre funghi in assoluto più salutistici e più venduti al mondo, e in Oriente veramente li utilizzano proprio come cucina terapeutica. Cosa si può fare con lo shiitake? Tante cose, dopo noi vedremo la ricetta, Lilli, vero Sì, che. c'è già Ah, c'è già in l'affermata, c'è già sovraimpressione, in ok. sovraimpressione, poi dopo quando inizi a dire mettiamo le varie schermate. Ok, perfetto. Quindi, come lo possiamo utilizzare? Lo possiamo utilizzare in tanti modi. Si consuma anche a crudo, quindi lo possiamo fare condito in insalata con del timo, condito con dell'olio di oliva e del sale rosa, e anche della salsa di soia o salsa tamari. Oppure lo possiamo fare anche in umido, come gustoso anche contorno insieme a delle patate o delle batate, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, così Esatto. andiamo a ripescare anche alcuni ingredienti che avevamo comunque citato in altre puntate. Dicono dalla regia che erano buone. Oh, bene, mi fa piacere, quindi già qualcuno ha provato a cucinarle, quindi sono state. Avete seguito la ricetta? Sì e no, ah, Le abbiamo provate, bello! insomma, a sé stanti e Bene, valevano. avete inventato voi la vostra ricetta e questo mi fa molto molto piacere perché solitamente nei momenti in cui si riesce a familiarizzare con l'ingrediente, poi ognuno di noi è artefice della propria ricetta. Io vi do una guida, ma poi il resto lo dovete fare voi. Quindi ben venga, insomma, che venga fuori la vostra creatività in cucina.
E quindi, come vi dicevo, si può utilizzare come contorno oppure anche come una farcitura, quindi tritato finemente. E mi viene da dire, non so, volete fare delle verdure gratinate al forno, anziché, come ben conosciamo, ci mettiamo il pan grattato, in questo caso potremmo tritare finemente i nostri funghi shiitake e lì possiamo condire poi le nostre verdure gratinate. Si può fare anche come zuppa, come vellutata, in qualsiasi modo, cioè come vi viene in mente di farlo, si presta in qualsiasi condimento, in qualsiasi preparazione. Io oggi ve l'ho presentato semplicemente saltato in padella con un po' di prezzemolo, con un po' di spezie, per dargli un attimino un po' più di grinta, ma per il resto voi lo potete anche decidere di fare soltanto semplicemente saltato in padella. E sai da dove deriva il termine shiitake? Cosa Certamente, significa? sì, esatto. Allora, diciamo che la parola deriva dal Giappone ed è composta da due, cioè shi-take. Shi vuol dire albero, in particolare castagno, albero di castagno, e take significa fungo. Ecco perché prende questo nome. Perché? Perché questo è un tipo di fungo che prevalentemente nasce, cresce comunque sui castagni, nei faggi, querce, insomma, in queste tipologie di piante qua. Ok, e come si fa a distinguere il fungo shiitake da altri tipi di funghi più simili? Allora, prima di tutto, ora lo trovate tranquillamente anche nei supermercati, perché c'è tanta richiesta, per cui anche nei supermercati trovate il prodotto. Come lo riconosciamo? Io adesso l'ho portato qua, ve lo faccio Ah, vedere sì. perché ogni tanto mi piace sempre portarvi delle cose dal vero. Adesso è morbido, morbido perché questa sera poi lo andrò a cucinare, quindi non so se riusciamo a vederli, ma sono dei funghetti, vedete, così, che tendono nella parte centrale ad essere più scura, vedete, con il gambo. Sono molto fibrosi, però c'è una differenza. Che vi voglio dire. Magari mettiti davanti alla fotocamera sopra. Esatto, Questa così, forse la vedono così. sì, esatto. Ah, ok, Ok. perfetto, perfetto. Questi sono i funghi shiitake. Allora, se decidete di acquistarli essiccati, tenete conto che rimangono un po' più duri e un po' più fibrosi, quindi dovete tenerli almeno in ammollo dai 30-35 minuti anche fino a un'ora. E se invece li acquistate freschi, che vi consiglio, tanto in questo periodo poi si trovano, si cuociono brevemente, quindi basta che li pulite se hanno qualche residuo di terra e poi li potete tagliare finemente o con le modalità che preferite, oppure anche ripieno, insomma, come desiderate voi. E in 10 minuti, al massimo un quarto d'ora, si cuociono, ok? A differenza invece di quelli essiccati che, una volta messi in ammollo, comunque sia anche la cottura è un po' più lunga perché tendono a rimanere un attimino un po' più duri. Quindi io consiglio comunque di acquistare quelli freschi perché sono davvero gustosi, saporiti e doniamo al nostro piatto un po' di salute in più, ci portiamo in tavola un po' di nutrizione. Non Sì, so, c'è qualche possiamo. domanda che qualcuno mi Ti vuoi saluto. anche tu mi vuoi chiedere, non lo so, un po' Allora. di curiosità, perché io a volte do per scontato che certi piatti o così, certi alimenti vengono cucinati, no? Così in un modo molto semplice per me, ma poi per qualcun altro potrebbe. La mia curiosità era Ecco. più che altro da dove derivava il nome, se l'hai spiegato. Esatto. E poi ci salutano Rocco, Mirko e Carlo. Ciao, ciao, che bello, vedi così. Poi so che Rocco segue anche i podcast di queste dirette, così lui prepara sempre le ricettine, poi mi spiega sempre, guarda, questa mi è venuta così, quest'altra mi è venuta così. Quindi mi fa Esatto, tanto, ci tanto piacere. saluta anche Lisa, se ho letto bene. Ah sì, ciao Elisa, ciao, Bene, che bello, mi fa tanto piacere. passiamo Allora, alla andiamo a vedere ricetta. la ricetta, appunto, che è una
ricetta molto semplice che si presta a tutti i condimenti, se avete della pasta pronta oppure se volete fare dei crostini, potete benissimo anche utilizzarlo come condimento per una pasta al forno, non so, fate della besciamella, avete questo sughetto a parte che avete già preparato, lo mettete insieme alla besciamella e procedete a fare la vostra pasta al forno, che può essere a base di maccheroni oppure di sfoglia, quello che voi gradite, ma anche le verdure stesse. Adesso è periodo anche dei finocchi, li potete fare al forno con un po' di besciamella e dentro ci mettiamo anche un po' di questi funghi, cioè di questo sughetto che oggi vi ho proposto. Allora, io vedo, ecco, benissimo. Abbiamo 300 grammi di funghi shiitake freschi. Io ve li ho proposti freschi, nell'eventualità se non li trovate potete utilizzare anche quelli essiccati. Mi raccomando però nell'ammollo. Poi abbiamo 25 grammi di mix di semi tostati. Potete scegliere voi quali, possono essere semi di girasole, semi di zucca, può essere anche il seme di lino, il seme di sesamo, quello che preferite o che avete a disposizione. Poi vi ho proposto un cucchiaio di crema di aglio nero. Perché? Perché o se trovate anche lo spicchio dell'aglio nero. Perché esiste l'aglio nero? Esatto, di quello, bianco. Quello bianco. Lo propongo perché c'è sempre un motivo del fatto che io metto certi ingredienti in queste ricette. Perché l'aglio è un... diciamo, non tutti lo gradiscono, dà un po' fastidio, cioè a chi gli si ripropone e quant'altro. Allora, l'aglio nero invece questo non accade e siccome i funghi richiamano un po' il sapore dell'aglio, in questo caso ho proposto l'aglio nero. Nel caso che non lo trovate, nessun problema. Se non sopportate nemmeno l'aglio bianco, non metteteci niente, ecco, e la ricetta viene ugualmente. Poi un cucchiaino di miscela di spezie, anche qua, spezie metteteci pure quelle che credete che avete a disposizione, si trovano in commercio dei mix già con dentro un mix di spezie, oppure potete decidere voi di fare un vostro mix, oppure semplicemente metterci del curry, dipende, o della paprika, o paprika affumicata, dipende cosa vi piace e che sapore, che tono volete dare poi alla ricetta. Questa è la mia proposta. Olio, sale e prezzemolo fresco. Quindi andiamo a pulire, come vi dicevo, i nostri funghi, li tagliamo o a fette o ad adulata, li saltiamo brevemente in padella con un po' di olio e un po' di sale, li aggiungiamo, se vogliamo, aglio nero e finita la cottura, una bella spolverata di spezie, mix di semi tossati e prezzemolo fresco. E il vostro sugo è pronto per portare a tavola o fare qualsiasi condimento. Ti è piaciuta la ricetta, Lili? Sì, mi è piaciuta molto e vediamo anche di metterla in sovrimpressione. Ecco, perfetto. Poi ricordiamo sempre alle persone che possono rivedere questa puntata, perché comunque rimane la registrazione. Io la condividerò anche sul mio profilo, anche su Instagram, giusto Lilli? Sì. Sono preparata, sto dicendo tutto. Aspetta, perché stavo guardando qui le schermate. Dicevi, scusa? No, dicevo che chi al limite oggi non riesce a seguire tutta la ricetta, o comunque chi non riesce a seguirci, la puntata comunque rimane registrata e sì, esatto, la possono rivedere nei giorni prossimi. La metteremo su YouTube anche, e ecco, poi appunto siamo in onda su Instagram, siamo in onda su Facebook, e poi comunque tu la potrai condividere giustamente sui tuoi profili. Esatto. E abbiamo anche un album nella nostra pagina Facebook, un album di ricette al volo, dove mettiamo le immagini con tutta la ricetta. E anche nel tondino in evidenza su Instagram, quindi praticamente dappertutto. Dappertutto, quindi diventa, esatto, Radio Web in Volo, diventa davvero un bel book di ricette. Quindi tutte le volte, adesso ancora abbiamo fatto poche puntate, ma quando tutto questo si arricchirà di contenuti, potrete andare a trovarle, a cercarle su Radio Web in Volo, sia su Instagram che su Facebook o su YouTube. E lì avrete proprio tutto questo book, questo contenitore di ricette. Mi fa tanto piacere, ma sai. E ovviamente seguiteci per altre ricette, ovviamente. È ovvio, da dietro le quinte ci dicono e ci ricordano anche questa cosa, è vero. Vogliamo solo anticipare, per, sì, se non ci sono domande, per il prossimo lunedì...
Di che cosa vogliamo parlare? Di che cosa vogliamo parlare? Avevi detto dei dolcificanti, giusto? Esatto, sì, perché sì, vi propongo alimenti, vi propongo suggerimenti di come portarli a tavola, però vorrei anche in questa rubrica iniziare a portare informazioni che riguardano quali alimenti scegliere per poi fare certe ricette. E quindi vorrei dedicare una puntata ai dolcificanti, quali usare e quali no. E soprattutto farveli conoscere, perché ce ne sono davvero tanti, soprattutto nella cucina vegetale abbiamo un'infinità di dolcificanti che utilizziamo per tante preparazioni. Bene, allora ci vediamo il prossimo lunedì certo. Con la sesta puntata, perché oggi è la quinta, e con il tema dei dolcificanti. Esatto. Quindi ringraziamo nuovamente a tutti quelli che oggi ci hanno seguito. Sì, esatto. Vi rinvitiamo a seguirci anche lunedì. Ricordatevi, lunedì 19 alle 13:30, sempre su Radio Web in Volo. Grande, Carla. Vuoi entrare nel nostro team? Dai, mi piacerebbe. La radio, comunque in questo caso, il web mi è sempre piaciuto, quindi condivido bene questa cosa. Bene. Grazie a tutti, a lunedì, ciao!